It's coming home. La decisione di Messi. Insigne, rinnovo o no? Siamo ormai agli sgoccioli della fase a gironi di questo europeo. Andiamo a vedere quindi cosa è successo con le nostre daily news in collaborazione con Volkswagen. E non scordatevi di andare a vedere il nostro primo vlog da Londra. Chiuso anche il girone D, a Wembley Sterling risolve anche la partita contro la Repubblica Ceca e l'Inghilterra si qualifica quindi da prima del girone con soli 2 gol fatti e nessun gol subito. Un'altra grande prestazione di Phillips per gli inglesi, mentre l'inserimento di Maguire ha facilitato l'uscita della palla dalla difesa. Passano comunque il turno anche i cechi, sicuri di figurare tra le migliori terze. Il secondo posto del girone va alla Croazia, che acciuffa la qualificazione battendo 3-1 la Scozia, in una partita impreziosita dall'ennesima grande prestazione di Luka Modric, autore del bellissimo gol che ha riportato la Croazia in vantaggio al 62esimo. Con questo gol Modric, che è stato il più giovane marcatore nella storia della nazionale croata a un europeo a 22 anni nel 2008, diventa anche il più anziano. Oggi scendono in campo gli ultimi 2 gironi, con Svezia e Francia già sicuri del passaggio di turno. Buona notizia soprattutto per i francesi, che dovranno affrontare il Portogallo, in cui è previsto finalmente l'esordio di João Félix. Mentre la Spagna si trova in una situazione complicata ed è costretta a fare risultato contro la Slovacchia. Più facile il compito per la Germania nel girone F, nonostante l'Ungheria nella scorsa partita abbia bloccato la Francia sul pareggio. Continuano intanto le discussioni sulla sede di semifinali e finale legate alla situazione Covid in Regno Unito. Si era già parlato negli scorsi giorni di un possibile piano B che prevedeva Budapest come ruota di scorta nel caso non fosse stato trovato un accordo con il governo britannico sulle quarantene. Ieri invece è stato annunciato che le 3 ultime gare dell'Europeo si potranno tenere a Wembley di fronte a un pubblico di 60.000 spettatori, il triplo della capienza concessa finora, sottostando ovviamente a un protocollo Covid molto rigido. Una decisione contestata sia dal presidente del Consiglio Mario Draghi sia dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, che hanno criticato l'idea di far giocare la Final Four in un'area interessata dalla variante Delta. Alla fine è arrivata la decisione di Lionel Messi. Dopo 1 anno e mezzo di incertezze sulla sua permanenza al Barcellona e a quasi 1 anno di distanza dal famoso Burofax, in cui il giocatore dichiarava che non avrebbe rinnovato il proprio contratto con il club per cui ha militato tutta la vita. La Pulce avrebbe infatti comunicato al nuovo presidente del Barcellona, Laporta, l'intenzione di accettare la sua proposta di contratto. Ad annunciarlo è stato Miguel Rico, giornalista di Cadena Cope. La data dell'ufficialità dipenderà soprattutto dal cammino dell'Argentina in Copa America. Proprio ieri l'Albiceleste ha centrato la qualificazione al prossimo turno con una vittoria 1-0 sul Paraguay con gol del Papu Gomez, nella sera in cui Messi ha eguagliato il record di presenze con la nazionale argentina di Javier Mascherano. 147. L'annuncio potrebbe quindi essere già dopodomani, oppure il 29, dopo la fine della fase a gironi. Nel frattempo, AS ha scatenato la fantasia di molti, perché secondo il quotidiano sportivo spagnolo nei piani di Laporta ci sarebbe un mega scambio per portare Cristiano Ronaldo al Barcellona e farlo giocare finalmente al fianco di Messi. Un'operazione che porterebbe alla Juventus 2 giocatori tra Griezmann, Coutinho e Sergi Roberto, ma che non sembra realistica, soprattutto all'indomani delle dichiarazioni del presidente Blaugrana sulla necessità di azioni drastiche per risolvere la situazione ingaggi del club. E passiamo a un altro capitano con il rinnovo in bilico, ovvero Lorenzo Insigne, che attualmente sta disputando Euro 2020 con gli azzurri. Il contratto del capitano del Napoli scadrà la prossima estate e al momento non è ancora stato trovato un accordo per il suo prolungamento. Secondo quanto riporta Il Mattino, l'agente del giocatore vorrebbe un ingaggio da 6 milioni l'anno, ma De Laurentiis non sarebbe disposto a spendere queste cifre. Così non è detto che giocatore e club non possano spartirsi già quest'estate, permettendo così al Napoli perlomeno di incassare i soldi del cartellino. Secondo AS ci sarebbe un interesse da parte dell'Atletico Madrid, che deve sostituire Dembélé e che avrebbe già dimostrato buona capacità di spesa e un interesse per la Serie A con il colpo De Paul. Ma secondo quanto riporta Il Messaggero, Ciro Immobile, ex compagno di squadra di Insigne al Pescara e ora in nazionale, starebbe cercando di convincere il giocatore a trasferirsi alla Lazio. Il valore di mercato di 40 milioni potrebbe frenare la volontà di Lotito, ma non è detto che non si possa trovare un accordo. Se volete altri contenuti legati a Euro 2020, fatevi un giro sulla app di OneFootball e sul Volkswagen OneHub. Per oggi da Berlino è tutto, ci vediamo domani.